Ciao a tutti da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Racing Time, il TG dei motori. La maglietta, quando la indosso, ve la faccio vedere sempre, sempre stupenda. Dunque, oggi inizieremo a parlare di un team a caso come prima informazione perché ci sono due movimenti di mercato molto, in un caso curioso e nell'altro spero importante e soprattutto spero che possa aprire la strada ad altri arrivi perché come vi ho detto spesso se arriva uno o due persone isolate da un team vincente cambia poco. Se arriva piano piano tutto un gruppetto può cambiare molto. Poi ovviamente ritorneremo sulla questione di ieri, Norris, Verstappen. Vi ho preparato un altro video perché come promesso ho cercato delle altre immagini e vi voglio far vedere ancora una volta come Verstappen non si è comportato correttamente e non c'è dubbio su questo. Poi faremo anche una riflessione su questi regolamenti, no? E comunque ne faremo di cose in questo video, come al solito, però ovviamente tutto questo dopo la sigla. E allora, iniziamo subito con un team a caso, perché ricordate, sta cosa è collegata un pochino a Sainz, perché qualche giorno fa vi avevo detto, io se fossi Sainz aspetterei, perché la situazione in Mercedes non è chiara, loro stanno aspettando Max Verstappen, tant'è che in occasione dell'ultimo Gran Premio, ma anche del penultimo, ci sono stati un po' di scambi infuocati tra Horner e Jos Verstappen. E addirittura Jos Verstappen è stato visto più di una volta nel motorhome RB Visa Cash App, eccetera, eccetera. Questo perché non è tanto contento di condividere la stessa, tra virgolette, tenda con Christian Horner e quindi spesso si sposta dall'altro lato. Questo perlomeno quello che mi hanno riferito e che ho visto anche tramite qualche fotografia. E lì poi si trova a parlare con Helmut Marko che gli va a fare visita. Ma al di là di questo discorso qui c'è anche da vedere non solo se Verstappen va in Mercedes, ma anche se Verstappen resta in Red Bull, perché a quel punto lì sì, c'è Antonelli pronto, tutto quello che volete, però non è così scontato che Sainz, soprattutto se dovesse fare delle belle gare, non possa ritornare in auge in casa Mercedes. Ma c'è un'altra cosa, no? Perché ne abbiamo parlato, e che è anche un piccolo dietrofront che si legge attraverso le parole di Sainz, che ha detto ai team devono avere pazienza, mi devono aspettare perché devo prendere la decisione migliore e se non possono aspettare, mi dispiace. Questo va in controtendenza, e adesso vi spiego il perché, e può essere una cosa importante per la Ferrari, va in controtendenza con quello che aveva detto prima della Spagna, dove ha detto annuncerò il mio futuro in maniera imminente. Però in Spagna è successa una cosa che è arrivato ai box Briatore. Briatore ha cercato da subito Carlos Sainz e poi c'è questa storia dei motori Alpine, perché a quanto pare nel 2026 l'Alpine non vuole più scendere in campo con i propri motori. Allora, questa persona che vi sto indicando è Éric Maignan. Ragazzi, già con l'inglese me la cavo male, ma col francese non si può immaginare, quindi Éric, chiamiamolo Éric. Allora, questo signore, soprattutto durante questo weekend, è stato visto parlare più volte in posti un po' angusti del paddock, di sicuro non sotto gli occhi di tutti, con i motoristi della Ferrari, con uno in particolare. Secondo voi di che cosa hanno parlato? Hanno parlato, non lo so, come sta a casa, tutto bene, la famiglia, che si dice? Penso di no. Hanno parlato dei motori Ferrari per il 2026, perché vero è che Alpine ha cercato Mercedes, però a quanto pare sta cercando anche Ferrari. Ora,
Nel paddock si sa molto di più rispetto a ciò che si sa fuori su come sono messe attualmente le motorizzazioni in previsione 2026. Quindi, se Alpine cerca anche Ferrari, possiamo dire che Ferrari non è che è così scontato che sia messa così male. Questo può essere un piccolo segnale positivo. Ma il segnale positivo grosso, quale può essere? Può essere legato al fatto che Sainz potrebbe scegliere Alpine. Allora, se sceglie Alpine, che cosa lo fa? Perché ha un ottimo telaio? Assolutamente no. Il team si sta ricostruendo e l'unica figura che dà garanzia, quantomeno a livello di professionalità, è Briatore, perché Sanchez, mettiamolo da una parte. Poi non è che in Alpine stiano arrivando chissà quali tecnici, però se Sainz dovesse preferire un team messo male come struttura, come squadra e tutto, ma motorizzato Ferrari, a un altro messo un po' meglio, vedi Williams, ma motorizzato Mercedes, ecco, questo potrebbe essere un ottimo segnale per i Ferrari, per la Ferrari e i motori Ferrari in ottica 2026. E poi c'è anche un'altra news, sicuramente voi ne avrete già sentito parlare, io sono stato un po' disconnesso dalla Formula 1, ovvero quella che interessa Cedric Sambandier. Speriamo che anche qui ci ho azzeccato con il nome. Chi è? È una figura top in casa Red Bull e lui praticamente ha annunciato, l'ha fatto direttamente lui, l'annuncio che lascerà la Ferrari, scusate, la Red Bull, anzi l'ha proprio lasciata nel giorno di domenica, quindi ieri, per andarsi a vestire prestissimo di rosso. Quindi un altro arrivo da casa Red Bull. Però, come vi dicevo, se questo arrivo è isolato, ragazzi, non è una gran bella notizia, è una notizia e basta. La cosa importante è che da Red Bull arrivi tutto un gruppo solido che ha già lavorato assieme e che abbia una buona intesa e soprattutto una conoscenza, anche perché un po' tutti i team in Formula 1 sono compartimentati, quindi c'è lo specialista delle sospensioni, quello dell'aerodinamica, quello dei materiali compositi, eccetera, eccetera. Ebbene, deve arrivare uno zoccolo duro da lì. Io mi aspetto che questo succeda. Questa qui di Cedric, e lo chiamiamo solo così, è un'altra pedina in maniera, cioè, speriamo, ecco, ipoteticamente importante che sta arrivando a Maranello e speriamo perché ne abbiamo un grandissimo bisogno e oggi più che mai questa cosa è sotto gli occhi di tutti. Andiamo avanti, vi ho detto, sono stato disconnesso, ecco, vi faccio vedere qualcosina, sono stato disconnesso dal mondo della Formula 1 per 3-4 giorni, perché? Perché sono stato impegnatissimo dalla mattina alla sera con questo popò di piloti, ragazzi, è stato uno spettacolo, è un assoluto privilegio lavorare con tutti noi e con tutti loro in questi giorni, è stato davvero, davvero bello, molto molto faticoso, perché in particolare la giornata che state vedendo è stata caldissima e io sto a centro pista dalle 9 del mattino fino a quando fa buio, però, e quindi sotto un sole cocente, le temperature non sono più quelle di una volta, però molto molto soddisfacente. A proposito, il talent a settembre lo riapriamo, ci sarà un nuovo montepremi, la possibilità di correre gratis per un'intera stagione per chi lo vince, quindi vi aspetto, anche perché è fatto per voi iscritti al canale. Poi vi darò più dettagli. Ritorniamo invece in Formula 1, perché in casa McLaren assieme al danno c'è la beffa, perché questa immagine che vedete ha fatto molto più danno sulla vettura di Norris di quanto si possa immaginare. È fondo, diffusore, tante parti sono andate distrutte e in casa, vediamo chi è, ecco, uno delle fonti, non so se avete sentito la vibrazione del telefono, ecco, in casa McLaren i ricambi, soprattutto per quel che riguarda gli aggiornamenti, causa anche budget cap, sono molto limitati. Non è detto che ci sia la possibilità di avere
l'ultimissima vettura per entrambi i piloti. E secondo me lo sapete che cosa succederà? Che daranno la vettura intera a Piastri, scusate, di Piastri a Norris, e poi alla fine probabilmente Piastri si adatterà con quello che c'è. Questo perché faranno leva su due cose. Uno, questo io suppongo, neanche mi immagino, suppongo seguendo la logica. Uno, perché Norris è quello più avanti in campionato. Due, perché per Norris è la gara di casa. Se volete ci mettiamo anche tre, perché è depresso. A proposito, pare che i 5 secondi di penalità non glieli diano per quella mossa, quindi le tre posizioni in griglia, per quella mossa astuta che hanno fatto in McLaren, ogni tanto qualche astuzia ci vuole, e sono contento che finalmente si siano svegliati da questo punto di vista. Perché? Perché non hanno toccato la vettura, quindi in teoria sono salvi. Poi hanno dato 2 punti di penalità sulla patente a Max Verstappen, altra decisione che non serve a nulla. Perché la vera penalità che poteva essere data a Verstappen è quella di farlo partire un po' più indietro per il prossimo Gran Premio. Allora, secondo me, sì che ci avrebbero pensato bene la prossima volta, ci avrebbe pensato bene, perché lui è l'unico che lo fa in maniera così particolare, ad accompagnare gli avversari fuori quando lo affiancano, o piuttosto cambiare direzione in frenata. E a proposito di questo, ieri vi avevo detto che vi avrei fatto vedere qualcos'altro. Allora, di altri 2 episodi dove lui ha cambiato nettamente direzione in frenata, ne ho trovato solamente uno, però ve lo voglio far vedere. Quindi cambiamo stanza, eccoci qua, e vediamo un pochettino quello che succede. Allora, guardate qui. Abbiamo Norris e Verstappen in prossimità dei 100 metri, qua siamo 150, cartello dei 100 e cartello dei 50. Come potete vedere, tutte e due sono molto vicini quando si apprestano a tirare la staccata alla linea bianca di bordo pista. Ok? Ora guardate un po' che cosa succede. Andiamo ai 100 metri per entrambi, sono stati appena superati, qua siamo in piena staccata. Norris vede che Verstappen è rimasto sulla sinistra, va a puntare il muso della sua auto verso la parte interna della curva. Però qui, ragazzi, i piloti sono entrambi sul freno. Ora, per quello che c'è davanti, andare a chiudere in frenata è una cosa che mette a repentaglio la sua di gara e quella del pilota dietro. Non è una cosa da fare, è una cosa che da quando è entrato Verstappen in Formula 1 è stata vietata, e soprattutto è un qualcosa che mi fa davvero riflettere, perché in passato non c'era mai stato bisogno, qui cambio per un attimo stanza, non c'era mai stato bisogno di andare a introdurre una regola perché il pilota davanti si spostava in frenata. I duelli c'erano sempre stati, eppure nessuno mai si era permesso il lusso di andare a girare il volante a staccata già iniziata, e soprattutto ad attacco dell'avversario già iniziato, quando già l'avversario sta puntando l'interno della curva. E questa è una cosa che assolutamente non va fatta mai, non va fatta mai. Comunque, andiamo avanti, e quindi dicevamo, come potete vedere, qui abbiamo Norris che punta l'interno con Verstappen che rimane con le ruote vicinissimo alla linea bianca. Guardiamo che cosa succede qualche fotogramma dopo. Vedete? Abbiamo qui i due piloti che sono arrivati alla linea dei 50 metri, e Verstappen si è iniziato a spostare, cioè al cartello dei 50 metri. Questa è un'altra linea, è quella di detection point, e Verstappen già è più distante dal cordolo e dalla linea bianca che delimita la pista, la carreggiata della pista. Però c'è da dire una cosa: tu la sterzata non la inizi ai 50 metri, ma un po' dopo, e lui però già la sta iniziando adesso, e si vede chiaramente anche dall'onboard camera, e ce ne sono. Poi andiamo avanti, ed ecco qui che praticamente una volta superati i 50 metri, Verstappen si è parato completamente davanti a Norris, e Norris è costretto a cambiare traiettoria.
Questa è una cosa che non si fa. Se ti devi difendere, lo devi fare come hai fatto il giorno prima, cioè devi rimanere interno, ma prima. Questo sì, è una cosa che si può fare e soprattutto non è pericolosa. Andiamo avanti perché ve ne faccio vedere un'altra di, come dire, gentilezza tra colleghi. Qui è dopo che si sono toccati, quindi dopo che c'è stato lo stallonamento della gomma di Verstappen e la foratura della gomma di Norris. Norris è all'interno, all'uscita della curva. Verstappen, come indicato dalla manina, è messo con il casco così perché sta controllando lo specchietto. Guardate che cosa fa al suo amico fraterno, lo va a chiudere. Se andiamo un attimo indietro, ci rendiamo conto che qui sulla destra di Verstappen c'è tanta pista, ce ne passano macchine, perché Verstappen è più vicino alla linea di sinistra che non a quella di destra. Eppure un attimo dopo andiamo a vedere le vetture messe esattamente così. Questa è un'altra di quelle cose che vanno, cioè che non si fanno. Prima non c'era mai stato bisogno di puntualizzare delle regole ovvie che ci sono tra i piloti e che vengono dettate dal buon senso. Poi c'è stato bisogno invece di mettere nero su bianco, ma tanto è del tutto inutile, perché se queste manovre non vengono penalizzate si ritornerà a vedere una serie di scorrettezze che non abbiamo visto in questi anni, solo per un motivo: perché aveva una vettura nettamente dominante alla prima occasione. Ecco il vero Verstappen. Però la cosa bella è che in federazione danno i 2 punti di penalità, i 10 secondi quando non servono, ma mai una punizione vera. Questo è quanto. Punto. Altro contatto, Lewis Hamilton, oltre ad aver rovinato la fiancata, ha rovinato anche il fondo. Secondo i calcoli degli ingegneri della Mercedes, ha perso 2,5 decimi al giro. Ecco perché non l'abbiamo trovato in lotta con Russell o piuttosto per il podio, giusto per fare questa puntualizzazione. Visto che abbiamo parlato di sportività tra i piloti inesistente nel caso di Verstappen, finalmente posso dire che ho ammirato un pilota che da questo punto di vista era un po' mancato in passato. Sto parlando di Jorge Martin, che ha detto una cosa veramente bella. Credo che ci siano pochi dubbi su un campione come Pecco. Ha vinto 2 titoli consecutivi in MotoGP, quindi se qualcuno ha dei dubbi su di lui, probabilmente è perché è ignorante. L'ho stimato, Jorge Martin. Altre 2 notizie. Colapinto farà le FP1 a Silverstone in Williams. E poi, se ricordate, ve ne avevo parlato, come dire, in più di un'occasione. Quello che vedete a destra è Kaeli Rovanperä, campione uscente del WRC, che ha gareggiato al posto di Seb Bourget e ha vinto, come dire, a mani basse il Rally di Polonia. Però ancora una volta, anche qui c'è una regola che non funziona, perché i piloti che entrano partono sempre con un percorso molto pulito, non fanno mai da apripista e quindi trovano un percorso più veloce. Per loro la vittoria è una cosa quasi sicura e questo diventa un problema, perché va a screditare i piloti che invece corrono nel mondiale abitualmente. Ora, non che Rovanperä abbia bisogno di questi favori per vincere un rally ridato, però comunque in ogni caso questa è una regola che non funziona e che va cambiata. Infine, in questa puntata, una notizia, come dire, abbastanza forte, perché si vocifera nel paddock della MotoGP che il team Gresini possa essere acquistato niente poco di meno che da Lewis Hamilton. Bene ragazzi, chiudiamo così, chiudiamo con la foto dei piloti che hanno partecipato a questa doppia trasferta che abbiamo fatto in quel territorio stupendo che si trova davanti le Isole Eolie. Lì siamo nella pista di Basicò, siamo stati a Rocca di Capilione, ci siamo divertiti tantissimo e nulla, vi ringrazio per aver seguito il video sin qui. Vi prego di lasciare un like, un commento, condividere il video tra i vostri social e iscrivervi al canale attivando la campanellina. Io vi saluto, ci aggiorniamo con qualche altra piccola news per il TG Notte. Ciao!